Buongiorno a tutti, mi trovo qui a parlare di un argomento estremamente vasto e non di facile spiegazione, perché il benessere animale sia stato vissuto negli ultimi 20-30 anni come qualcosa un po' di aleatorio e lasciato un po' all'interpretazione di chi doveva poi valutarlo. Oggi, negli ultimi 15-20 anni, sono state svolte degli studi molto approfonditi e il benessere animale è oggettivabile, non è più un'opinione, ma è qualcosa di più che un'opinione, è qualcosa di scientifico e di rilevabile scientificamente. Lo vedremo poi brevemente nelle slide successive. E il concetto, anche se può apparire scontato, è un obiettivo prioritario per gli allevatori, perché non si può pensare che un imprenditore agricolo allevi degli animali per non trarne dei vantaggi economici, naturalmente, e questi vantaggi sono legati alla qualità, ma soprattutto alla redditività delle produzioni zootecniche. Quindi non ci può essere una produzione animale se appunto non c'è anche una produttività, ma parimenti ci deve essere anche un rispetto delle normative sul benessere animale, che non sono poche. Quindi il problema emerge in fase di discussione sul quale ci possono essere delle varie interpretazioni che possono essere più o meno accettabili a secondo del punto di vista di ognuno e dell'approccio che si vuole dare all'argomento. Perciò vi sono coloro che richiedono un grado di benessere animale assoluto, obiettivando che l'uomo non ha diritto di sfruttare commercialmente gli animali, e dall'altro vi sono coloro che reputano la sola buona risposta produttiva quale unico parametro di valutazione del benessere. Naturalmente la verità forse sta nel mezzo, anzi sicuramente. Occorre però che non ci sia il problema del benessere animale, non sia valutato né in chiave animalista contro gli allevatori, il mondo produttivo o viceversa, perché altrimenti non se ne esce. E quindi bisogna arrivare a un punto di vista condiviso, sostenibile, pro animali e pro allevamento, attraverso l'individuazione di criteri oggettivi di valutazione, quelli che accennavo in precedenza. E naturalmente gli allevamenti hanno subito negli ultimi 50 anni dei cambiamenti enormi, e quindi c'è stata una drastica riduzione del numero delle aziende agricole, per contro un aumento degli animali, quindi per quanto riguarda gli animali presenti negli allevamenti che non chiudono. E poi la ricerca a livello genetico, dopo di me parlerà la dottoressa Baciocchi, che con una selezione genetica anche spinta delle razze bovine ha fatto innalzare notevolmente la produzione del latte, della carne e quant'altro. Molte bovine, geneticamente selezionate per la produzione, possono arrivare anche a 60 e oltre litri di latte al giorno. Naturalmente, a fronte di queste trasformazioni, ci sono state anche delle notevoli modificazioni nelle condizioni di vita degli animali, perché è naturalmente strettamente correlato il benessere animale, anche e non solo, con la genetica. A fronte di queste considerazioni, l'allevamento e l'allevatore deve considerare il benessere come un'opportunità di crescita economica e non come un ulteriore balzello che magari gli stati membri, perché ormai tutti i regolamenti comunitari parlano di benessere animale, e naturalmente gli stati membri con decreti legislativi o attraverso delle direttive poi legiferano a loro volta. E
si è stabilito, insomma, con la ricerca che lo stato di salute psicofisica degli animali coincide quindi con un incremento della produzione. Definizione di benessere, si può dire che è una condizione, è uno stato, il benessere animale, in relazione alla capacità di adattamento dell'animale all'ambiente che lo circonda. Quindi se l'animale riesce ad adattarsi all'ambiente, quindi può continuare a svolgere le proprie funzioni fisiologiche senza un danno. Diversamente, se questo adattamento viene a mancare, logicamente c'è uno stress, uno stato di stress che poi vedremo cosa può comportare. Facendo un po' di storia, ma rapidamente, del benessere, già praticamente più di 50 anni fa venivano individuate le 5 libertà degli animali con il rapporto Bramble del 65, nel quale appunto si vede che gli animali devono essere liberi dalla fame e dalla sete, disporre di un ambiente adeguato, devono essere liberi dal dolore, da ferite o malattie e di esprimere il proprio comportamento naturale, più possibile, naturalmente compatibilmente con un allevamento intensivo che invece in qualche modo potrebbe anche privare gli animali della propria possibilità di adattarsi alle condizioni di stabulazione. E poi libertà dalla paura e dall'angoscia. In particolare il benessere è compromesso quando le funzioni normali dell'animale, abbiamo detto, sono intaccate. Qui c'è una vignetta che vuole un po' sdrammatizzare la cosa. Quindi occorre tener conto, per quanto attiene appunto lo stress, la risposta dell'organismo allo stress, l'intensità dello stress, di questo stimolo stressogeno e la durata. Attraverso appunto questo si può stabilire se lo stress è di tipo acuto o di tipo cronico. Naturalmente la fase acuta, dove c'è una maggiore attenzione da porre per noi che andiamo ad operare all'interno degli allevamenti o sul trasporto su strada o negli impianti di macellazione, è il trasporto e la macellazione stessa, le fasi della premacellazione, che sono quelle forse, anzi sicuramente, lo scarico degli animali e la visitante morte può determinare, se non fatta nel modo corretto, fenomeni di stress acuto. Diversamente quello cronico, abbiamo detto prima, è legato proprio alla incapacità dell'animale di adattarsi e quindi qui c'è una zebra che si perde, vedete, le sue strisce. Il meccanismo d'azione, abbiamo detto appunto che questa incapacità di adattamento è legato proprio al suo modo di comportarsi, quindi dall'etogramma degli animali, cioè l'etogramma è il modello comportamentale di ogni specie animale, che è differente per ogni specie ovviamente. E quindi questi meccanismi di adattamento che mettono in atto gli animali, se non sono in grado di adattarsi, possono andare incontro a delle problematiche di tipo immunitario, perché sappiamo benissimo che nello stress c'è la liberazione di alcune sostanze che provocano un abbassamento dello stato immunitario degli animali. I fattori che inducono stress sono psicologici, quindi, e fisici. Psicologici sono gli animali che vengono tenuti in un ambiente contro la loro volontà, permettetemi questa digressione, e ho la movimentazione e il trasporto. Oppure aspetti di natura fisica come fame, sete, fatica, lesioni, climi avversi, che sono poi nient'altro che quello che abbiamo detto essere le 5 libertà di Bramble, citate prima. Gli indicatori comportamentali sono che possono indurre a vedere lo stress nell'animale sono delle stereotipie,
cioè dei movimenti dell'animale che non hanno uno scopo ben preciso, ma vengono fatte dall'animale come dei movimenti ripetitivi, no? Un po' come avviene a volte in certi animali negli zoo, dove continuano a camminare avanti e indietro, oppure hanno dei movimenti di leccano magari le pareti o quant'altro, no? Intorno a loro. E sono dovuti questi indicatori ad un insieme di fattori genetici, ma anche di esperienze negative o positive, perché a secondo dei casi. E quindi la valutazione della reazione fra gli addetti e gli animali, cioè gli addetti alle loro cure e gli animali, è un importante punto di valutazione del benessere, perché se io entro in un allevamento e vedo che gli animali in presenza del personale addetto manifestano paura, evidentemente c'è qualcosa che non va. Poi ci sono degli indicatori sanitari, fisiologici o patologici, che vengono appunto misurati attraverso la temperatura, la frequenza cardiaca, il livello di corticosteroidi e quindi la risposta immunitaria degli animali, e vanno tenuti in considerazione tra gli indicatori patologici anche l'incidenza delle malattie, quindi mastiti, lesioni cutanee o quant'altro. La valutazione, abbiamo detto che in particolare sono i livelli ematici del cortisolo, che si libera appunto dalle ghiandole suorenali, e il rapporto fra globuli rossi e bianchi, quindi l'ematocrito, e la concentrazione di emoglobina, che è uno dei fattori che si vanno a ricercare in alcuni allevamenti, ad esempio nei vitelli a carne bianca, dove addirittura gli allevatori sono tenuti a produrre proprio le loro analisi sul sangue dei loro animali attraverso appunto l'indice di emoglobina nel sangue dei soggetti. Gli aspetti economici degli animali quindi si possono poter valutare al macello, in allevamento, durante il trasporto, lo citeremo alla fine, nella sperimentazione animale, non ne parleremo oggi per motivi di tempo, ma anche lì i servizi sanitari, quindi le ASL, in particolare la nostra ASL di Lodi, si occupa di verificare il benessere anche nel campo della ricerca biomedica che utilizza gli animali da laboratorio. Aspetti etici dei sistemi intensivi riguardano gli aspetti di impatto della tecnologia sull'ecosistema dovuto ad eventuali sbilanciamenti causati dalla concentrazione degli animali e che possono andare ad incidere anche sulla produttività degli animali, la qualità dei prodotti, quindi l'uso di promotori di crescita, di antibiotici, e il benessere degli animali allevati, che è quello che ci interessa come veterinari più da vicino. Quindi il modo di allevare gli animali, vedremo poi in dettaglio su che cosa noi ci orientiamo come veterinari pubblici quando andiamo a valutare sia pure empiricamente il benessere degli animali. Abbiamo alcuni strumenti, ma abbiamo anche la possibilità di valutare attraverso l'operatività dell'allevatore se mette in atto delle procedure per garantire il benessere degli animali che alleva. Alcuni fattori socioambientali importanti sono lo spazio a disposizione degli animali, la composizione degli animali, che devono essere in gruppi omogenei naturalmente, la presenza di arricchitori ambientali, che altro che non sono che quei sistemi di possono essere più vari, no? Sistemi per stemperare negli animali lo stress attraverso appunto dei comportamenti che possono indurre l'animale a non pensare
alla sua situazione di costrizione, tra virgolette, e quindi, come facciamo noi banalmente con un chewing gum o con altri movimenti che stemperano la tensione, l'uso di paglia, di vecchi pneumatici, ahimè, mai più, perché venivano utilizzati ovviamente in passato, adesso si usano dei pezzi di legno o altre, delle palline sonore, insomma, in cui gli animali possono in qualche modo giocare e quindi, oppure grufolando nella paglia, poter esprimere al meglio le loro attività che possono esprimere in natura. Per verificare se una mandria di vacche appunto riposa adeguatamente, non è sufficiente rilevare solamente il numero di cuccette in base al numero di animali presenti, ma anche occorre saper misurare o valutare oggettivamente quanto e come gli animali sfruttano e ricavano beneficio o danno dagli spazi che sono loro messi a disposizione. E alcuni aspetti oggettivi della valutazione sono quindi l'analisi del personale, l'osservazione delle condizioni climatiche, la valutazione delle condizioni sanitarie degli animali, le condizioni igieniche, e la valutazione del comportamento animale, perché attraverso l'osservazione degli animali che si può trarre degli utili indicatori, anche non solo il grado di emoglobina, ma anche proprio vedere come si comportano gli animali all'interno dell'allevamento. Quindi nelle nostre verifiche, quando entriamo in allevamento, si va a valutare innanzitutto inizialmente il personale che si occupa proprio degli aspetti di cura, di relazione con gli animali, no? Gli animali devono essere innanzitutto accuditi da un numero sufficiente di addetti, in base alla numerosità degli animali naturalmente. Il personale addetto deve essere formato e deve ricevere delle istruzioni pratiche sulle sue attività che siano pertinenti col lavoro che deve svolgere, no? E deve essere in grado di comprendere le necessità dell'intervento del veterinario, perché qualora alcune problematiche dovessero manifestarsi, è ovvio che il veterinario, in questo caso libero professionista, dovrà essere con tempestività chiamato a risolvere il problema e quindi ad eliminare la problematica legata al benessere di questi animali. Naturalmente l'interazione, dicevamo già prima, non deve generare l'interazione tra il bestiame e il personale, timore, paure. Controllo degli animali, quindi gli animali devono essere ispezionati almeno una volta, se non due al giorno, in base anche alla razza e al tipo di animale, e devono essere naturalmente poter essere ispezionati in condizioni di luce che siano sufficientemente idonee a poterli visionare naturalmente. Devono essere presenti all'interno dell'allevamento, dei recinti o dei locali disegnamente dette infermerie, con le tiere asciutte e confortevoli. Gli animali devono essere quindi isolati e messi, posti in queste infermerie e ricevere quanto prima possibile delle cure appropriate. Il recinto naturalmente deve essere di dimensioni appropriate e deve consentire quindi la stabulazione degli animali. E il grado di nutrizione e di idratazione degli animali deve essere quanto possibile corretto e devono essere mantenuti in buone condizioni di pulizia. Altro aspetto non meno importante è quello della repertazione in fase di ispezione nell'allevamento dei registri o di tutta la documentazione che è necessaria a valutare anche il grado di archiviazione e di
e di dimostrazione di quello che viene fatto in azienda, tutto in funzione, e non solo, del benessere animale, quindi registri per i trattamenti dei farmaci, registro della distalla, quindi gli ingressi e le fuoriuscite degli animali, le vendite, la mortalità degli animali, sono tutti delle operazioni normali per un allevatore, ma che devono essere oggettivabili, quindi dimostrabili, e quindi l'archiviazione anche di tutto questo cartaceo deve essere fatta nel modo più dettagliato e corretto possibile. Aspetti come la libertà di movimento e di stabulazione sembrano quasi banali, lo spazio deve essere sufficiente a consentire agli animali una sufficiente libertà di movimento, tale da non causargli inutili sofferenze, così come le strutture di stabulazione non devono arrecare danno, quindi devono essere di materiali che non provocano lesioni. Questo mi sembra quasi ovvio, ma la legge lo dettaglia e lo prescrive questo. E quindi qui vediamo alcuni esempi. Poi aspetti, qui stiamo parlando della specie bovina, vedete quella piccola iconcina in alto sulla destra, sostanzialmente questi aspetti di cui parliamo, a parte questi specifici per la specie bovina, sono un po' simili per tutte le specie animali, no? Sono cose di buon senso anche, direi. Per quanto riguarda la stabulazione libera su lettiera permanente della specie bovina, lo spazio per bovino vengono date delle misurazioni che devono essere per la vacca in lattazione di almeno 8 metri superiore, minimo 8 metri quadrati. Quindi l'allevatore dovrà cercare di mantenersi e di mantenere questi animali all'interno dei paddock o dei box dove sono custoditi, in base allo spazio che hanno a disposizione. Quindi fare un esempio di moltiplicazione, questo vale per le vacche in asciutta, per il bovino da rimonta tra i 220 e i 400 kg e quello oltre i 400 kg. Le lettiere naturalmente devono essere sostituite e devono essere di idoneo materiale, ovviamente, non devono provocare patologie agli animali. La stabulazione invece è libera a cuccette, che è un'altra tipologia, come ben sapete, di allevamento. Ecco, qui si parla di numero di animali in base alla possibilità dell'animale di poter andare a coricarsi nella cuccetta, quindi normalmente su 100 cuccette dovrebbero esserci 100 vacche, possibilmente, invece cosa che non era praticabile prima con le lettiere permanenti, no? Si valutava solo l'aspetto per metro quadro in base al numero di animali. C'è una piccola deroga da 80 a 100 vacche per quanto riguarda le cosiddette vacche fresche, ma vedete che sostanzialmente per ogni animale ci deve essere una cuccetta. L'altezza dell'educatore deve essere adeguato, anche in base ovviamente alle dimensioni dell'animale. Lo spazio di allungamento anteriore deve essere sufficiente, quindi c'è tutta una serie di studi sul modo, quindi vedete il comportamento degli animali, di alzarsi e di sedersi, no? di coricarsi. Quindi conoscendo bene il comportamento degli animali, chi produce queste strutture ha tenuto conto appunto delle esigenze degli stessi. Qui vedete nella stabulazione fissa, che devo dire ormai tenderà a scomparire, non c'è ancora una normativa sulla specie bovina che indica delle norme stringenti su questa tipologia di allevamento, ma penso che l'orientamento legislativo a livello europeo sia orientato ad eliminare, per quanto sia possibile, la stabulazione fissa,
e quindi non dovremmo più vedere legati gli animali con catene naturalmente corte. Anche in questo caso però gli animali dovranno avere la possibilità di coricarsi e di alzarsi in modo agevole, perché altrimenti non possono rimanere in piedi tutto il giorno. Poi i materiali e l'attrezzatura, l'abbiamo detto, che non devono essere nocivi, privi di spigoli taglienti e di quant'altro. Gli animali che sono stabulati all'aperto devono poter avere un riparo, quindi potersi riparare sotto una tettoia o in un punto che non sia esposto al sole, naturalmente. Gli impianti elettrici devono essere la norma, le attrezzature di alimentazione automatica devono essere pulite con regolarità e quindi anche le lettiere rimosse con la frequenza adeguata. I pavimenti non devono essere sdrucciolevoli e anche questa è una valutazione che va fatta andando in azienda e mettendosi a guardare gli animali. Non si può solo riempire un pezzo di carta, ma occorre anche guardarli attentamente nel loro ambiente. E deve essere presente per legge un locale di isolamento, abbiamo detto prima, accennato, in infermeria, che deve essere sufficiente per un 3% dei capi presenti, con la presenza di una lettiera asciutta, acqua fresca naturalmente, e così come i locali adibiti alla preparazione dei cibi e degli alimenti devono essere separati dai locali dove ci sono gli animali naturalmente presenti. Devono essere tenuti in idonee condizioni di illuminazione, quindi almeno 8 ore di illuminazione se possibile, e le trappole naturalmente, quelle chiamate gergalmente trappole, quelle strutture di contenimento degli animali, devono essere anche loro in numero sufficiente. E naturalmente il periodo per cui questi animali possono essere tenuti all'interno di queste trappole deve essere limitato al minimo, perché naturalmente l'animale, se ha voglia di camminare, non deve essere costretto a rimanere lì per troppe ore, evidentemente. Anche gli impianti di alimentazione devono essere ispezionati almeno una volta al giorno, deve essere presente l'acqua di abbeverata, quindi le prese di acqua, gli abbeveratoi devono essere sufficienti al numero di animali presenti. E appunto, se la salute degli animali dipende da un impianto di ventilazione artificiale, naturalmente è auspicabile che ci siano anche degli impianti di allarme che comunque avvisano l'allevatore che qualcosa non funziona, che c'è un guasto, che c'è una mancanza di elettricità e quindi ci sono delle problematiche. E poi si valuta se sono presenti o meno delle strutture che rilevano la temperatura o l'umidità dell'aria. Questo vale forse più nelle strutture di ricovero dei suini che non in quelle dei bovini, però sicuramente è uno dei parametri anche questo di valutazione. Anche gli impianti di mungitura sono molto importanti per quanto attiene il benessere degli animali, perché l'impianto di mungitura deve essere dimensionato ai capi in lattazione, tanto è vero che i tempi di attesa delle vacche che devono essere munte non dovrebbero superare i 60-90 minuti, perché altrimenti questa sosta troppo prolungata può provocare stress negli animali. Le dimensioni della stalla, della sala di attesa prevede o deve prevedere che per ogni animale una superficie di almeno 1,3 m, 1,5 m, 1 m² per animale, quindi anche qui vanno fatti dei calcoli. Per quanto riguarda le mutilazioni cosiddette, che altro non sono che appunto la cauterizzazione degli abbozzi corneali nei vitelli, ad esempio, o anche negli animali,
Ad ultima, qui ci sono delle grosse restrizioni in merito, deve essere ammessa solo nelle prime 3 settimane di vita, perché si tratta poi di un'operazione abbastanza incruenta e che non provoca grande stress o grande dolore negli animali, ma diversamente ho visto, mi è capitato di vedere proprio degli animali adulti a cui erano state segate le corna, ed è una cosa che è veramente inaccettabile, perché c'è un sanguinamento enorme, oltre naturalmente che l'animale soffre in modo spropositato. Naturalmente queste pratiche chirurgiche devono essere effettuate sotto il controllo, o addirittura il veterinario deve praticarle lui stesso, un veterinario libero professionista naturalmente. E poi ci sono delle cose importanti anche per quanto riguarda il sistema della biosicurezza, perché appunto attraverso una biosicurezza adeguata si ha una riduzione dei rischi di insorgenza delle malattie o della diffusione delle stesse. Quindi per biosicurezza si intende tutte quelle attività che devono essere poste in essere negli allevamenti proprio per, non so, disinfettare le ruote dei veicoli che entrano nell'allevamento, il lavaggio, oppure far entrare questi veicoli o non entrare il più possibile nell'allevamento, proprio per cercare di ridurre al minimo la possibilità che questi veicoli possano introdurre patologie, no? Perché magari sono entrati in altri allevamenti. Viene eseguito, se vengono eseguiti, delle vaccinazioni, quindi la presenza dei modelli 12 negli allevamenti è una richiesta che noi veterinari possiamo chiedere agli allevamenti, che l'eutanasia venga fatta secondo metodi accettabili naturalmente, e negli animali che non sono trasportabili, qualora sia necessaria l'eutanasia, o la macellazione speciale d'urgenza, qualora l'allevatore ritenga, il veterinario d'azienda ritenga che possa essere praticata. E ecco, deve essere naturalmente fatto anche un pareggio funzionale del piede con una frequenza adeguata, questo naturalmente in stretta relazione con il tipo di pavimentazione che è presente negli allevamenti, quindi anche l'usura delle unghie degli animali, e quindi la presenza di unghie troppo lunghe può essere anche quello un parametro di valutazione del benessere o del disbenessere dell'animale. Per quanto riguarda le normative, io ho cercato di essere naturalmente compatibilmente con l'orario e con il tempo che mi è stato concesso, di essere il più possibile, ho cercato di mettere il minimo indispensabile sui vitelli, essendo uscita recentemente una normativa nuova che è il decreto 126, che recepisce una direttiva comunitaria del 2008, abbiamo appunto grosso modo quello che ci siamo un po' già detto. Sul vitello ci sono delle normative più stringenti, naturalmente per l'età proprio degli animali, a cominciare dal fatto che nessun vitello al di sotto delle 8 settimane può essere rinchiuso in un recinto individuale, di età superiore, scusate. Cosa che invece succede nelle prime 8 settimane, le famose gabbiette che si vedono negli allevamenti, no? E questi recinti individuali, se ne fossero necessari attraverso una certificazione veterinaria, devono naturalmente essere largo quanto l'altezza algarese dell'animale e lungo almeno nello spazio tra la punta del naso dell'animale e l'estremità caudale della tuberosità ischiatica. Scusate i termini scientifici, ma è quanto prescrive, moltiplicata per 1,1, quindi leggermente superiore rispetto alla lunghezza stessa. Le pareti di questo recinto non devono essere piene, quindi devono consentire all'animale un contatto diretto con gli animali che gli stanno intorno.
I vitelli poi non possono essere permanentemente legati, se ne vedono ancora per fortuna raramente nelle aziende lodigiane, e possono essere tenuti legati solamente per un'ora per consentire loro ad esempio il pasto, oppure se sono vicino alla madre. È vietato naturalmente, ma questo io non ne ho mai vista nemmeno una alla museruola. Per quanto attiene invece i box multipli, quelli che si utilizzano dopo le 8 settimane, quindi lo spazio, vedete, entro i 150 kg di peso vivo deve esserci uno spazio per animale, per vitello, di almeno 1,5 metri, e poi via via aumenta, naturalmente con l'aumentare delle dimensioni dell'animale, fino a 1,8 metri quadri per capo, oltre i 200 kg di peso vivo. L'alimentazione nei vitelli deve essere composta da anche alimenti fibrosi, quindi la fibra è necessaria proprio per stabilire anche nel vitello un'alimentazione che possa favorire lo sviluppo anche degli altri stomaci, prestomaci. Ed deve essere di almeno 50 grammi al giorno, dalla seconda all'ottava settimana di vita, o dai 50 ai 250 grammi al giorno fino a 5 mesi di vita. Per quanto riguarda le prime ore di vita invece dell'animale, è fondamentale per avere una buona immunità la somministrazione del colostro. Alcuni hanno anche la banca del colostro, nel caso gli animali non avessero latte sufficiente per l'allattamento, oppure in casi particolari, il colostro deve essere somministrato in modo da garantire agli animali la presenza di anticorpi nei primi mesi di vita. E dalla seconda settimana acqua fresca a volontà. L'illuminazione, l'abbiamo già detto, dalle 9 alle 17, strutture facilmente pulibili e disinfettabili, pavimenti non strutturevoli, ventilazione forzata se esiste, ci vogliono dei sistemi d'allarme, naturalmente. Ecco, il tasso di emoglobina, questa è appunto una valutazione oggettiva che viene fatta negli allevamenti dei vitelli, soprattutto a carne bianca, dove l'alimentazione deve essere naturalmente adeguata all'età e alle esigenze dell'animale. La razione alimentare deve avere un contenuto di ferro, che naturalmente è quella molecola che è all'interno della molecola dell'emoglobina, e quindi il tenore ematico di emoglobina deve essere almeno di 4,5 millimoli litro. Ecco. Non entrerei più nel dettaglio, altrimenti non ne usciamo. La cauterizzazione entro le 3 settimane di vita, il taglio della coda naturalmente deve essere praticato solo se è necessario, e naturalmente eseguito sempre da un veterinario per un fine documentabile, terapeutico. E questo è importante, i vitelli in arrivo e in partenza dall'azienda devono avere almeno 10 giorni di vita e comunque devono avere la cicatrizzazione completa dell'ombelico. Può capitare ad esempio di trovare dei mezzi di trasporto con all'interno vitelli che non hanno ancora la cicatrizzazione, quindi sono partiti troppo precocemente, e naturalmente questo comporta problematiche. Sono ancora in orario perché non vorrei sforare. Ho voluto anche mettere qualche cosa relativamente al benessere del suino, perché è entrato in vigore un decreto legislativo, quindi una direttiva anche qui, che ha riguardato sia i vitelli ma anche i suini, sul benessere di questi animali. A partire dal 1° gennaio di quest'anno sono entrati in vigore, e quindi le ASL lombarde, la nostra compresa, ha fatto tutta una serie di indagini e di verifiche proprio per vedere se le aziende lodigiane si erano adeguate a queste nuove normative, che di fatto indicano la densità, ad esempio, dei suini, che fino a 10 kg devono avere 0,15 metri quadri per capo, fino ad arrivare
al metro quadro oltre 110 kg di peso vivo. Qui sulle pavimentazioni, naturalmente anche qui ci sono delle norme piuttosto stringenti. Comunque, se si utilizzano dei pavimenti in calcestruzzo fessurato per i suini allevati in gruppo, questi pavimenti devono avere un'ampiezza massima delle aperture di 11 mm, scusate, per il lattonzio, e via via fino a 20 mm per le scrofe dopo la fecondazione e nelle scrofe adulte, naturalmente. L'ampiezza minima invece dei travetti deve essere di 50 mm per i lattonzi e i suinetti e di 80 per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione per le scrofe. Le scrofe e le scrofette devono essere allevate in gruppo. Questo è importante perché anche la Regione Lombardia ci ha indicato di controllare particolarmente questo aspetto, per cui devono essere allevate in gruppo nel periodo compreso fra le 4 settimane dopo la fecondazione ed una settimana prima della data prevista per il parto. I lati dei recinti dove vengono allevati il gruppo di scrofe e scrofette deve avere una lunghezza di almeno 2,8 metri, attualmente più sono ampi e meglio è. Per quanto riguarda i locali di stabulazione, devono essere costruiti e garantire un accesso ad una zona per coricarsi degli animali che consente a tutti di stare distesi contemporaneamente, di vedere gli altri suini. Sapete bene che la specie suina ha un approccio sociale, interagisce molto e somiglia molto un po' a quella umana, nel senso che appunto lo scambio visivo, olfattivo, tattile fra gli animali è molto importante. E quindi i suini nella settimana precedente al momento previsto dal parto possono essere tenute in questo caso fuori dalla vista degli altri animali, ma questo per garantire ovviamente la preparazione al parto stesso ed avere accesso a permanente ad attività di esplorazione e alla presenza di adeguati pavimentazioni con fieno, paglia, segature, eccetera. Qui riguardo alla castrazione, i veri adulti devono avere ovviamente uno spazio di almeno 6 metri quadri e un contatto visivo con gli altri animali, uditivo e olfattorio, mentre la castrazione dei suinetti deve avvenire entro le prime mesi di vita, entro le 4 settimane. Qui c'è uno dei sistemi che possono essere adottati. Naturalmente va fatto da un veterinario e utilizzando l'anestesia. Ci sono stati tanti polemiche riguardo a questo, perché si diceva appunto che si ricorreva alla castrazione senza l'uso dell'anestesia. Sicuramente ci sono stati degli abusi, adesso si cerca di rimediare a questi inconvenienti. Nelle settimane precedenti al parto, abbiamo detto, devono avere la lettiera, il distacco dalla scrofa dei suinetti non deve avvenire prima di 28 giorni. Anche qui c'è tutta una letteratura in merito a questa fatidica data dei 28 giorni, qualcuno svezza qualche giorno prima, qualcuno pochi in verità qualche giorno dopo, comunque è intorno al 28 giorni di vita. Devono naturalmente i lattonzioli disporre di una parte di pavimento pieno o ricoperto di paglia per poter riposare naturalmente confortevolmente. Sono vietate tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici,
o diagnostici per o per l'identificazione dei suini che possono provocare dei danni agli animali, ad eccezione, ecco appunto, abbiamo detto, della riduzione degli incisivi, dei lattonzoli entro i primi 7 giorni di vita, mozzamento di una parte della coda o una posizione dell'anello al naso, ma che è veramente molto limitata, perché deve essere appunto, può essere consentito in animali tenuti all'aperto nel rispetto delle normative. Ma, ecco, poi anche qui ci sono cose che abbiamo già detto. Qui ho messo solamente così a scopo didattico la normativa che è entrata in vigore, appunto, che riguarda il benessere delle galline ovaiole, il benessere più recente dei polli da carne, col decreto 181 del 2010, anche questo attuazione di varie direttive europee. E qui ci sono appunto per le ovaiole gabbie arricchite composatorie, non arricchite, non sono più naturalmente con le nuove normative consentite, sistemi alternativi con nidi. Io qui andrei più velocemente perché altrimenti ci perdiamo con i numeri. Ci sono una parte importante del benessere che ho voluto mettere riguardo al trasporto degli animali, perché è una delle fasi che più critiche. Noi come veterinari delle ASL abbiamo dei rapporti, diciamo delle programmazioni, dei piani di vigilanza congiunti con la polizia stradale che ci chiama o al bisogno, oppure andiamo direttamente attraverso appunto delle programmazioni che riguardano appunto il benessere nel trasporto, ed è un punto dolente, devo dire, o comunque è un punto un po' controverso e abbastanza delicato nel nostro lavoro, e proprio perché può provocare uno stress negli animali notevole. Naturalmente ci sono diverse cose da tenere in considerazione, lo shock termico piuttosto che la presenza, la tipologia delle strade, la formazione e il rimuscolamento dei gruppi, eccetera, eccetera. Diciamo che è talmente vasto il trasporto animale, di animali vivi, oltre a 2 milioni di animali vengono trasportati ogni anno sui lunghi viaggi nell'Unione Europea e verso i paesi terzi. E più di 1 milione di suini viene inviato appunto, ad esempio, in Olanda, verso Spagna e Italia. Quindi vedete, ci sono il trasporto, molti di questi viaggi naturalmente hanno delle durate notevoli, e quindi questo comporta naturalmente uno stress per gli animali. Quindi è fondamentale che la normativa, che è il regolamento 1/2005, che è pieno di difetti naturalmente, perché viene fatto ed è pensato per un'Europa che è molto vasta, quindi naturalmente per certi paesi nordici può essere meno stringente, per i paesi come il nostro che si affacciano sul bacino del Mediterraneo essere più critici, perché ci sono anche delle temperature eccetera eccetera da rispettare. Comunque, se non altro, questo regolamento ha fatto sì che i mezzi di trasporto degli animali siano molto molto attrezzati proprio per i lunghi viaggi, quindi con presenza di ventole di raffreddamento, con la presenza di abbeveratoi, si deve garantire anche l'alimentazione. Ci sono anche dei sistemi GPS che consentono proprio di vedere la durata dei viaggi, quante volte è stata o meno aperta la porta per vedere gli animali, a che ora è successo, eccetera, eccetera. Quindi tutta una serie di cose che sicuramente in passato non c'erano, e quindi questo regolamento ha portato
le problematiche sono i veicoli che sono inadeguati, l'inosservanza dei limiti della durata dei viaggi, il trasporto, appunto, la reazione insufficiente all'interno dei veicoli, sovraccarico, questo è un aspetto molto frequente, eccetera. Quindi mancanza di polizia e quant'altro. Naturalmente tra le varie cause di inidoneità al viaggio abbiamo ferite, gravidanze avanzate, zoppie, prolassi, eccetera, quindi sono tutte condizioni che non consentono nemmeno di iniziare il viaggio per gli animali. E naturalmente l'eccessivo calore, il sovraccarico, eccetera, eccetera. Io qui ecco, mi soffermerei solo sulle temperature, ad esempio nella specie suina, perché la specie suina è molto sensibile alle variazioni di temperatura e quindi temperatura minima che è consentita, vedete, varia dai 15 ai 12 gradi centigrado, e la temperatura massima, diciamo, con umidità che deve essere tra le 15 e i 32 gradi e inferiore al 95% delle. Ecco, qui, come accennavo prima, i veterinari hanno il compito di educare i trasportatori, i proprietari, i detentori degli animali a delle corrette pratiche, anche perché il benessere complessivamente animale, essendo stato inserito nel 2009 come una componente fondamentale per avere poi delle sovvenzioni e quindi poter accedere a dei fondi europei, è fondamentale. E quindi l'obiettivo finale è quello di avere una certificazione del benessere, che è un vantaggio per la nostra zootecnia sicuramente a livello europeo. E qui direi che il mio intervento può concludersi. Grazie.